Cristo, io sono nato qui, se mi portano altrove muoio di malinconia, muoio. Questo è il mio territorio, dove sono nati i miei genitori, i miei nonni, la mia famiglia, i miei figli. E allora il valore del territorio, dove ho amici, parenti, chi stiamo territorio? Chi ci può, nasciamo qua. E qui dobbiamo noi lottare per migliorare il nostro territorio, anche mettendoci una marcia in più rispetto alla responsabilità, al concetto di responsabilità. Se io mi fossi confuso quando mi hanno cacciato dal PD, una mandria di imbelli, mi hanno cacciato dal PD e io mi fossi fermato, ma dico, fai la politica. La politica, il fare politica mi ha dato forza, la capacità di vedere la politica non come scambio, ma la capacità di vederla come stare dentro le cose, i problemi piccoli o grandi che siano. Devo dirle che mi sono accorto di una cosa, che fra i pochi che riescono a parlare di agricoltura oggi nel sud Italia, modestamente, ci sono anche io. Perché? Perché sono stato sempre rivolto con gli occhi a quello che accade socialmente, quindi i fenomeni, la fenomenologia dei processi agrari, ormai le riesco a vederle, e questo è un dono che mi viene dal passato. Ecco come vedo la politica oggi, quindi non c'è bisogno di cambiare casacca, io non cambio casacca, però voglio fare politica aprendomi al contributo del territorio e delle persone che ci vogliono stare. Se io incontro una persona che gli piace fare politica, è una persona per bene, che però è stata adesso e adesso, dice, ma insomma, ma che me ne frega, io devo riuscire a bonificare, a completare il porto di Scoglietti, a bonificare i quartieri, a rilanciare il mercato, a creare servizi sociali nuovi, innovativi, e per fare questo ci vuole passione, amore per la propria terra. E quindi mettiamola da casa, le ideologie appartengono al secolo scorso, pensiamo di più al territorio, poi ciascuno di noi la traccia fondamentale se la conservi, il segnale se lo conservi come vuole, ma lo mette al servizio di un processo di aggregazione più ampia, territoriale, perché abbiamo bisogno di questo valore territoriale, non dobbiamo dimenticare e non dobbiamo vergognarci né di essere siciliane né di essere ragusane, non ci dobbiamo vergognare, possiamo anche sotto questo profilo fare lezione anche a molti, perché la capacità di lavoro che hanno i nostri produttori, per esempio, lo sanno che significa lavorare dentro una serra, lo sanno che significa, se lo sanno allora capiranno che anche 2 euro sono pochi per pagare un chilo di ciliegino, se sanno che cos'è il lavoro di questa generazione, che ora sta saltando questo valore, perché 4 generazioni ci sono state, a Casuzzo, Pezzaterro, il figlio all'università, ora tutto sta questo finendo. Sta finendo. C'è una regressione totale. Sì, totale, una regressione totale. Ecco il mio modo di vivere la politica, che voglio dire, non è il percorso di tanti altri, passo da qui a qui, no, io rimango quello che sono, però mi sento coinvolto in un approccio diverso con gli altri, mi sento coinvolto in un approccio diverso con gli altri ed il rispetto maggiore, sostanziale, perché con me è facile anche legare, però non mi capire, al di là se tu sei democratico liberale o sei quello, sei quell'altro, l'importante è se ti piace fare qualcosa per la tua terra, allora possiamo starci. Secondo me possiamo starci. Ora capisco perché lo hanno cacciato dal PD allora. Sì, sì, si capisce. Si comincia a capire. Proprio quella che è retorica non sa manco che cosa sia. Sì, la demagogia, men che meno. Io la ringrazio per questo, ma in fondo è proprio così. E devo dire che questo partito sta vivendo momenti drammatici perché hanno liquidato sostanzialmente i quadri popolari in tutto il Mezzogiorno, non so nel resto del paese, nel nord come hanno fatto, ora cercherò di ricorrere anche all'esperienza, non so, di Fassino a Torino, ma sicuramente nel sud Italia hanno preso tutti i dirigenti che hanno un po', io ne conosco molti, che hanno questa caratteristica un po' simile alla mia, cioè di essere
legate alla gente, che gli piace stare in mezzo alla gente, che gli piace andare in campagna, organizzare, fare. Se li sono liquidati a tempo e se sono avanti, se sono fatti avanti i cravattini, i signorine, tranquille, serene, la cosiddetta società civile, la società, che non si è capito una poco, una poco di chi sta a casa, che sicuramente sono presentate e sotto la pelle grattaratta. C'era il gratta e vinci, c'era veramente, c'era questo, sicuramente. Infatti, quindi abbiamo fatto già un certo excursus dal punto di vista di quello che è stato lei, di dove sta andando la politica adesso, e le sue risposte sono più che convincenti. E quindi io riconosco in lei un progetto politico per la città di Vittoria, perché Vittoria ha bisogno di essere di nuovo rivitalizzata. Sì. Perché quasi in coma farmacologico messo, come. E quindi ha bisogno di nuovo di una spinta propulsiva come quella degli anni 60, quando Vittoria da paesino agricolo ma molto arretrato è balzato con un salto in avanti di quello incredibile, con un boom economico senza precedenti. Senza, ci sono stati gli anni 80. Il lavoro da fare è tanto, è parecchio, ci vuole molto coraggio. Tremano le vene e i polsi. Noi abbiamo 9 candidati in questo momento. Sì, 9 candidati. C'è una frammentazione di quello. C'è una frammentazione, ma lo fanno con la disinvoltura, gli sembra una partita di calcio. Cioè, sì. Facciamo una partita di calcetto, poi tu fai il sindaco, te ne vai al municipio, ti mette la fascia tricolore, ti mette e buonanotte. In realtà, avendo l'esperienza che mi consente di vedere qualcosa di quello che abbiamo davanti, è qualcosa di gigantesco, una cosa che è veramente terribile. E io dichiaro e dico sempre: sarò forse capace di rimettere in piedi la fisicità della città, la fisicità, cioè le condizioni materiali della città, i servizi, ma quella che è l'economia, quello che è il lavoro, i servizi, ma veramente uno dice: ma che, ma Firo, ci riuscirò a fare qualcosa in questa direzione? Questo molto onestamente, molto francamente, perché è il tempo di guardare la verità in faccia. Di non dire quante persone mi avvicinano in questo periodo, quante per lavoro, tutta l'elezione, a 2 mesi dall'elezione, alla gente gli si può dire quello che si vuole, credono alla qualunque cosa gli si dica: non ti preoccupare, vatin, ti sistema a te, a tua figlia, a tua nonna e così via, e si prendono in giro le persone. Io non ci riesco e dico che è difficile, non so se ci riuscirò per giunta. Quindi il mio impegno è un impegno che va valutato nell'intenzione di volerlo affrontare, nel pessimismo di una intelligenza che vede le cose e poi le vuole affrontare anche, le vuole affrontare. E speriamo che, diciamo così, questa esperienza mi aiuti a cercare sbocchi e soluzioni ai problemi di un territorio che è stato ricco, che ha fatto vivere tutta la provincia di Ragusa assieme a voi, assieme ad Acate, assieme agli Scicletani. Tutta una provincia è vissuta sul nostro lavoro. Oggi siamo fuori moda, siamo diventati fuori moda, siamo demodè, siamo un po' demodè, e bisogna ritornare ad avere quindi capacità di produzione, chiedere allo Stato, all'istituzione di essere più vicina alle aziende. Pensi lei al credito. Com'è possibile che gli agricoltori, i produttori, gli imprenditori non abbiano più credito assistito? Se ne vanno in banca, se ci vuole orare ci runo, altrimenti niente. A parte questo, sicuramente lei saprà che molte aziende, molti piccoli proprietari hanno, per qualsiasi piccolo grande debito, ad esempio con l'INPS oppure con l'ufficio delle entrate, le ipoteche. Sì. Cioè, questo praticamente è una strada sbagliata, è terribile. No, ma c'è l'80% delle aziende che sono ipotecate con i fermi amministrativi, gli fermano le macchine, la gente il trattore per andare a lavorare. Come si fa? Che è vergognoso. E siccome è diventata questa cosa, la Seret è una società totalmente regionale, io colgo l'occasione per fare un appello al governo della regione e di dire: metteteci mano su queste cose. Non si può fare un fermo amministrativo per 100 euro, stiamo attenti, non si può fare,
per 100 euro e un'ipoteca per 1000 euro, voi ipotecate un bene, ipotecate una casa, perché 2000 euro ipotecate tutti i beni di una famiglia. Quindi c'è qualcosa di mostruoso. Io le paragono ai pubblicani dell'età di Gesù, i pubblicani, quando si portavano a gente schiave perché praticamente non potevano pagare. E quindi rivedetela questa cosa. Se la regione è vicina ai siciliani, ritoccate questa questione della Serit. Ormai Montepaschi non c'è. Prima c'era la scusa di Montepaschi. Bene, che era privata, ed è privata a fare cassa. Ora c'è la regione, non è che dobbiamo sballare, dobbiamo solo correggere i parametri. Correggere i parametri di intervento, portate a 5.000 euro, 10.000 euro il fermo amministrativo e a 50-100.000 euro l'ipoteca, solo così può avere un senso, non per poche migliaia di lire. Si costruiscono altri percorsi anche intermedi se necessario, è facile, ma ci deve essere identificazione con la gente. Il mondo sta scoppiando, la famiglia non ce la fa e voi continuate imperterriti a veleggiare tranquillo come se non vi riguardasse. I soldi non li possono prendere comunque, perché? Che non li prendono, perché non le possono pagare, non le possono pagare. È chiaro che. E c'è un cortocircuito che così bisogna in qualsiasi modo comunque interrompere. Sotto così, certo, d'accordo, sono su questo. Eppure ci sono adesso al governo regionale, c'è il PD che si è trovato a governare bene malgrado, e si misurano con questi problemi. Dico, governare che cosa? Governare sono solo vicino alla gente, d'accordo, solo a chiacchiere. Diciamo, d'accordo, che il centrodestra è sempre prendiamo i problemi. Questo è uno dei problemi più importanti. Il sistema esattoriale in Sicilia, che è stato sempre dai tempi dei Salvo, ma non è che ora la gente deve rimpiangere i tempi dei Salvo, perché con i ricarichi, quello che poi sono gli interessi, gli anatocismi che fanno, ricarico di interesse, di tasse legali, non è che se fanno pagare il 6%, quello che non si sa bene, no. Questo riguarda anche le banche, la politica bancaria, i crediti bancari, ma lasciamo stare, sono argomenti veramente grandi. Ma con la Serit, ora che è tutto a capitale regionale, un suggerimento alle forze di governo in Sicilia, al PD che in modo particolare, intervenite e la giocate questa cosa sul piano elettorale, certo. Altrimenti che facete? Che ci state a fare altrimenti? Ve la giocate sul piano elettorale. Siamo stati bravi a rivedere questa cosa ed è una cosa che i siciliani apprezzerebbero. E come? Apprezzerebbero, perché si toglierebbe un incubo. Elisa, dai un po' il ringraziamento ai nostri amici e poi passiamo alla seconda parte con l'onorevole. Allora, i nostri sponsor, Attual Mobili di Giusi Farrugio, strada provinciale Santa Croce Scoglitti, grafica pubblicitaria di Pippo Ventimiglia, circonvallazione Costa degli Archi, Omicron di Carmelo Basile, antifurti, videosorveglianza a Ragusa e a Santa Croce, concessionaria auto di Sergio Tumino, Ford, Mazda, Volvo, zona industriale, strada provinciale Ragusa, Marina di Ragusa. Vogliamo ricordarvi che per la vostra pubblicità all'interno della nostra trasmissione potete contattare il numero 334-338-5423. Grazie Elisa, grazie. Come grazie anche ai nostri sponsor che ci consentono di andare in onda 3 volte alla settimana. E allora passiamo alla seconda parte e poi ci avviamo alla conclusione. E, intanto lei assieme ad altri suoi amici avete fondato il Comitato in Rete, che proprio si occupa proprio dei problemi proprio dell'agricoltura. Lei è uno dei maggiori esponenti di questo comitato. È un'iniziativa molto lodevole. E quindi parliamo un po', accenniamo un po' di che cosa si tratta brevemente. Sì, abbiamo ritenuto che in questo momento di blocco delle battaglie democratiche in agricoltura, perché sembra che le organizzazioni agricole si stiano vedendo un film di cui conoscono il risultato, che è negativo, quindi tanto vale non muoversi, non fare niente, non ci muoviamo, non facciamo niente. È come se fosse nelle sabbie mobili. No? Nelle sabbie mobili, nella palude. C'è tanta gente invece in Sicilia per tanti motivi. Prima di tutto dei produttori, gruppi di produttori, perché il produttore è abbattuto, frustrato, paralizzato anche lui. Il produttore non vede più
una luce, una via d'uscita. Vi sono alcuni gruppi che invece hanno deciso di combattere e si stanno cercando di organizzare autonomamente. Dentro questo processo di organizzazione di base della reazione delle persone, dei territori, noi abbiamo pensato che l'idea di continuare a lavorare facendo manifestazioni a Palermo, una a ottobre, un'altra a gennaio, una giornata di manifestazione l'anno, siamo tutti, ritorniamo a casa, siamo tutti contenti, non si muove niente. Dopodiché è sbagliata, perché la forza è nei territori. I territori sono questo punto di forza di ciascuno di noi. Se noi mettiamo in rete questa forza, questa energia dei territori, se occupiamo, faccio un esempio, l'ispettorato agrario di tutta la Sicilia in maniera coordinata, la mattina si occupano tutti i provinci, l'ispettorato agrario, 200 persone possono tenere un ispettorato agrario, e se tutti gli ispettorati agrari della Sicilia sono occupati diventa un fatto, diventano dei segnali, sempre con strumenti democratici e pacifici, non con la violenza, con questo tipo di sistema. Ci siamo incontrati allora con alcuni gruppi in Sicilia, in modo particolare con un gruppo di Avola che fa capo a Don Giuseppe Di Rosa e a Mariano Ferro, c'è quindi un sacerdote che ora viene indicato addirittura come il portavoce di tutti i comitati spontanei che ci sono in Sicilia. E da un anno, da 14-15 mesi abbiamo lavorato, ne abbiamo fatte di strada, di iniziative, abbiamo interloquito con assessori, con ministri, siamo riusciti a spompare una cosa dello stato di crisi che imbrogliavano la gente, facevano: il ministro ora proclamerà lo stato di crisi dell'agricoltura, ma quale? Non era vero niente, perché a livello europeo ci sono delle leggi, delle norme che impediscono di aiutare l'azienda agricola. Dentro il de minimis, il quadro di Maastricht e Basilea è tale che in realtà un aiuto vero, sostanziale, forte all'azienda agricola non si può dare. Noi abbiamo dato un forte contributo a demistificare questa cosa e a dire: se voi volete aiutare il sud dell'agricoltura si deve derogare dal de minimis, si deve fare una legge che dice gli stati nazionali possono aiutare l'agricoltura con fondi che sono quelli che non riescono neanche a spendere, che vengono dall'Europa. Questo per intervenire sulle passività aziendali, sui debiti INPS, su tutta quanta la materia, pensando a salvare l'azienda. Poi c'è il problema del prodotto, quindi produttore, aiutare l'azienda, prodotto, come fare per risollevare le sorti della produzione agricola del Mezzogiorno. Noi abbiamo fatto questo discorso e per la nostra serietà, per la nostra capacità di stare al problema, di non perderci, di non pensare di bruciare un contenitore, faccio un esempio perché sono di moda, di fare cose che non sono giuste e legali, e di puntare al grande tema della lotta di massa, cioè se un popolo scende in campo, se i contadini, se i produttori. Allora questo lavoro per ora è un lavoro quasi, non dico sotterraneo perché non ha senso, ma comunque un lavoro limitato a gruppi più sensibili, che ci sono però in tutta la Sicilia, da Marsala a Lentini, a Carlentini, a San Cataldo, a Caltanissetta, a Siracusa, a Licata, a Naro, insomma in tutta la Sicilia ci sono questi comitati spontanei, questi comitati in rete. C'è un'attività continua, permanente, di tanto in tanto vengono fuori le posizioni di questi comitati. L'altro giorno si parlava dei pagamenti a 120 giorni della grande distribuzione sulla Sicilia e si parlava anche del premio di acquisto che pretendono, che è illegale, così come c'è stato un articolo sulla cronaca di Caltanissetta, mi permetto di dirlo, di un teologo, Naro si chiama, che era fratello di un vescovo, che ha messo in evidenza questa capacità dei comitati
di in questo momento di esprimere gli umori di questo mondo, perché le organizzazioni agricole sono mummificate, sono bloccate, non parlano più, non dicono più niente. Ma non interessa nemmeno. Niente. Accettano la situazione com'è. Di disoccupazione, e basta, e basta. C'è. C'ha per caccia. E quindi praticamente si sono messi dietro una scrivania. Infatti, dovrebbero essere in campagna a fare i burocrati, a fare cose. E quindi niente, completamente niente. È chiaro che alla fine io mi rendo conto che un linguaggio come il mio, a chi sta li urta, non c'è dubbio, mi rendo conto, li urta. Quindi italio, io me ne rendo conto quando italio, dico tale, mi stanno italiano. Cioè vuole rompere gli equilibri, fin qui faticosamente raggiunto. Però dovrebbero capirlo questa cosa scassa. Che il mondo è agitato, dovrebbero capirlo questo e dovrebbero mettersi al lavoro veramente, sperando che lo facciano. Eh sì, perché in effetti quello che sta avvenendo a livello politico e a livello anche sindacale, c'è una sorta di ottusità, ci si va ad avvitare, ad esempio la politica che sta facendo la sinistra, io faccio l'avvocato del diavolo, voglio dire, perché ho davanti una persona di sinistra nel sangue e nella testa, e quindi ecco, la politica del centro-sinistra, chiamiamola così, è solo ed esclusivamente rivolta a demonizzare l'avversario, anziché invece puntare il dito sui problemi reali della gente, che poi alla gente gli interessa quello, il problema reale, non tanto la demonizzazione dell'avversario di turno, ma i fatti concreti. La sinistra ha smarrito questo obiettivo. Direi che è dentro uno schema in cui la politica è esercizio del potere. La politica, soprattutto per una forza di sinistra o per forze di sinistra, deve essere collegamento con la gente e col territorio. Non so, ci sono sanità, liste d'attesa, problemi vari, problemi. Collegatevi, problemi salariali, lavoro, disoccupazione, mancanza di prospettive. Ora, se non lo fate, se non lo facciamo noi, chi lo deve fare questo lavoro? Chi deve dare voce ai bisogni popolari? Chi deve dare voce al disagio, alla mancanza di alle difficoltà che sono entrate nelle famiglie, la miseria è entrata nelle famiglie del Mezzogiorno, della Sicilia, di Vittoria, delle nostre città. E allora la sinistra o è questo, oppure è chiaro che non cade, ma non cade, perché gira e furia, si diventa speculare, è come un sistema binario, tu ci sei e ci sono io. Si appoggia una vicenda. Voglio dire, c'è un sistema binario, tu ci sei, ci sono io. L'alternativa, la capacità di dire se tu caschi a Berlusconi, qui c'è un governo pronto, c'è questo, non c'è. Ma soprattutto è nella realtà della gente che questa spinta va creata. Non è la grande manifestazione romana che in qualche modo può incarnare questa immagine di alternativa, deve essere costruita giorno per giorno, quindi i territori, le sezioni, le province, i comuni, fate la vostra scelta di socialità, di diversità e ve la giocate, sino in fondo, che non è quindi di essere più duri o meno duri, si tratta di fare rifare politica col taglio della collettività. Perché se tu fai politica di scambio e tu fai politica di scambio, tu sei russo e tu sei virdo, tu sei nivoro e la gente vede che siete uguali, la gente dice tutti gli stessi siete, è inutile. Scusa, tu fai politica così, allora dove me ne devo andare? La gente, ecco perché la gente è infastidita, la gente rifiuta, la gente però una parte infastidita. Io devo dire che da questo punto di vista le classi dirigenti sono sempre espressione, stiamo attenti, di un consenso,
Perché se perdiamo di vista questo contatto, la gente è quello che ha voluto, che si esprimesse. Ognuno, il governo, si diceva un tempo, che si merita, chi lo vota, chi lo vuole. Per cui se si dicono parole a uno, vengono praticamente dalle stesse persone che in qualche modo hanno votato, stiamo attenti. Allora io credo che la politica debba ritornare ad essere interesse generale, confronto sulle politiche generali. E anche a livello piccolo, se io faccio il consigliere comunale, questa cosa non me la posso giocare, per valo 70 voti e mi tocca chiesto, signore mio, ma dove andiamo a finire? Ormai cosa si usa la mattina, io valgo 30 voti, valgo 200 voti, valgo questo, valgo quest'altro, ma che cosa vale? Che cosa vale? E i sindaci siano accorti a spartire compensi e privilegi dentro i consigli, perché alla fine non ci saranno né controllati né controllori, ci sarà solo una mappazza indistinta che non aiuta nessuno, non aiuta le nostre comunità. Infatti, volevo farle questa domanda proprio perché siamo addirittura d'arrivo. E come vede lei questa, come dire, l'andazzo di questi ultimi anni, di questo grande potere dato al sindaco, che se per una parte ha consentito la governabilità degli enti, per l'altra parte però le prerogative del consiglio comunale sono state abbattute di moltissimo, nel senso che il consiglio comunale non controlla più niente, il sindaco fa quello che vuole in pratica. Lei come la vede questa cosa? Io penso che questo tipo di riforme siano rimaste a metà, perché non si è definito bene sino in fondo quali siano le prerogative del Consiglio, delle giunte, dei sindaci, ma soprattutto, ecco, io la sposto la cosa e dico, sono venuti meno i controlli. Io ho fatto il sindaco quando le delibere venivano viste dalla commissione di controllo, per cui stava con l'animo sospeso, c'era una verifica, era eccessivo perché si vedeva tutto, ma ora non si vede. Ora non si vede niente. Quello che, guarda, se avesse fatto, onestamente parlando, se avesse fatto un millesimo di quello che vanno facendo gli amici miei in questo momento, Omo Paese, a Vittoria, a storia mia mi avessero volato da qualche carcere e avessero entrato la giava, l'avessero entrato e spaventoso praticamente. Allora c'è il tema dei controlli in un paese, io parlo quindi di tutta la nazione, certo, in cui il tema dei controlli dalle corti dei conti rispetto al governo e rispetto ai governi sono strumenti preziosi che bisogna puntualizzare, affinare rispetto ai poteri locali, Il sindaco deve avere il potere di amministrare, stiamo attenti, non di comandare, di amministrare, che è un concetto diverso, e poi ci vogliono i controlli giusti e necessari, o per gruppi o per campione, ma ci debbono essere fatti da soggetti terzi, che non può essere il consigliere comunale che deve scrivere l'opposizione, la delibera, motivarla, ma che cosa, quelle sono delle farse. Il controllo deve essere fatto da un nucleo, fatelo, un nucleo provinciale di controllo, in cui non si fa quello che si faceva prima, controllare tutto, ma per campione, sulla base di programmi che le commissioni di controllo si possono dare, debbono entrare programmi variabili, perché se io so quello che deve controllare la commissione di controllo, mi organizzo e dico, la sto felagno, metto tutte cose ritte, le altre felagna, i felagna delle vite, tutte cose torte, tutto storto e non va. Quindi secondo me la correzione fondamentale, a parte il riequilibrio dei poteri, eletto o non eletto, sindaco comandante generale oppure sindaco controllato, è un problema che attiene al controllo di entrambe le istituzioni, dei poteri che debbono esercitare, ci deve essere un potere di controllo immediato, perché se io ho un difetto me lo trascino 5 anni e in 5 anni
Io posso devastare una città, posso devastare un ufficio, posso devastare, non è che a un certo punto comincio a dare per esempio l'area di posizione, il dipendente comunale, a Tia sì, all'altro no, ma scusa, sulla base di che cosa? Certo. Perché sono, insomma, com'è possibile? Bisogna vedere quindi gli uffici, bisogna vedere, e tutto deve essere ricondotto ad una ratio che è una ratio pubblica, di interesse pubblico. Se diventa cricca, se diventa comacca, se diventa Navremmo Fratenaggio, buonanotte. Buonanotte al secchi. Bene, un'ora di trasmissione è volata via con la sagacia dell'onorevole Aiello. Non mi ero sbagliato quando l'ho considerato un politico navigato, una persona seria, e quindi ecco. Un'ora di conversazione molto molto grazie, piacevole e molto illuminante. Colgo l'occasione per salutare, se ci vedono, gli amici Santa Cruciare e Scugliettare di Elmwood Park. Io sono stato al circolo vostro di Santa Croce a Elmwood Park, che c'era, era molto grande, c'era, e fanno una festa precisa come a Santa Croce. Sì, ma infatti tutte cose, noi uguale, abbiamo precisa. molti nostri compaesane che ci sentono dagli Stati Uniti. Sì, e lo so, è chiaro, avete parlato di internet, quindi sicuramente c'è pure la nostra comunità a Milano che ci segue, cioè, in maniera continuativa. E Scugliettare ho promesso allora, sette anni fa, che il porto ci sarei riuscito a tenerlo fuori, eccetera. I soldi sono venuti, l'appalto è stato fatto, ancora siamo crai, ma non vi preoccupate che ce la faremo. Cicciaiello sarà... Facciamo gli scongiuri, forse, probabilmente uno dei sindaci, il sindaco di Vittoria, dai. Ma questo, guardi, questo già... Un appello questo, onestamente, ai suoi concittadini. L'obiettivo è rimettere la città in piedi, e ci vogliamo tutti da solo, né un sindaco, né nessuno ce la può fare. O la città si sveglia, diventa più impegnata di nuovo sul terreno del lavoro che ci dobbiamo difendere, delle altre cose, innovare, creare cose nuove, non stare fermi sicuramente, ma ce la possiamo fare solo se la città si sveglia. Io sono pronto, disponibile, vittoriese, speriamo di avere risultati per portare fuori dalla palude, dal pantano, la nostra città. Bene. Finisce qui questa puntata dell'intervista Porta Risposta con l'onorevole Francesco Aiello. Abbiamo avuto grande piacere e grande onore di averlo come ospite. Ci riserviamo di ospitarlo se lui vorrà venire, se troverà il tempo dopo che sarà eletto sindaco. È un impegno, è un invito, è un impegno, grazie. Bene, alla prossima occasione, ancora grazie all'onorevole Aiello per averci... Salute. È come dire, onorato della sua presenza. Piacere è mio, è stato mio, grazie tanto, grazie.